Capitolo 23. Non sarebbe tornato, non avrebbe osato presentarsi alla finestra dopo quel che aveva fatto, oppure sarebbe venuto proprio per misurare il suo potere. Ma ero stata io a guidarlo nel fienile. Davvero mi aspettavo un trattamento speciale, la privilegiata, la puttana del tenente. Chiusi i vetri nonostante la sera fosse calda, temevo che Ziegler si intrufolasse nella stanza. Temevo di trovarmelo di fianco al letto o sopra di me, il sollecito in gola a quel pensiero. Lo scacciavo, arrotolavo il lenzuolo in fondo al materasso, cercavo isole di frescura su cui appoggiare i polpacci. Se avesse osato venire, gli avrei sbattuto in faccia il mio rifiuto. Accesi la lampada con il solito panno sopra e mi sedetti alla finestra. L'idea che fosse lui a rifiutarmi, dopo avermi vista sporca di vomito, indegna, mi dava rabbia. Poteva fare a meno di me. Io invece lo attendevo, scrutando la campagna nera, indovinando nel buio la strada sterrata fino alla curva, e più sulla deviazione che conduceva al castello dove tutto era cominciato. All'una spensi il lume, un moto d'orgoglio, una missione di sconfitta. Aveva vinto Ziegler, d'altronde era più forte. Mi sdraiai di nuovo, i muscoli così rigidi che mi faceva male la schiena. La sveglia ticchettava, mi nervosiva. Poi un rumore sottile mi atterrì. Unghie sul vetro. Un'ondata di paura levò la nausea del giorno prima. Nel silenzio soltanto le unghie che graffiavano e il mio battito che rimbombava. Quando il rumore cessò, mi alzai di scatto. Il vetro muto, la strada vuota. Come va, signore? Sono contento che vi siate riprese. Deglutii a fatica. Pure le altre smisero di mangiare e guardarono Ziegler di sfuggita, quasi fosse proibito ma non potessero evitarlo. Poi ci guardammo tutte a vicenda, le facce spiegazzate. Dopo l'intossicazione, dopo che la mensa si era rivelata per quel che era, una trappola, ogni volta che un SS si rivolgeva a noi, il panico ci assaliva. Se addirittura era Ziegler a farlo, sentivamo un pericolo imminente. Ziegler girò attorno al tavolo, si avvicinò a Eiche, disse: «Sarai contenta che sia tutto finito». Per una frazione di secondo pensai che alludesse all'aborto. Forse lo pensò anche Eiche, annuiva con movimenti corti della testa, troppo rapidi per nascondere il nervosismo. Alle sue spalle, chinandosi, lui protese un braccio verso il suo piatto, fino ad agguantare una mela. Neanche fosse a un picnic sull'erba, l'addentò. Il suono del morso fu nitido, sinistro. Masticava camminando il busto in avanti, le braccia indietro, come se ogni passo fosse il principio di un tuffo. Era così strana la sua camminata. Allora, perché mi mancava? Volevo ringraziarvi per la collaborazione durante l'emergenza. Agostin fissava la mela nella mano del tenente, le ballava una narice. Il naso di Elfride era come sempre otturato, respirava male. Un reticolo di sangue stagnante imporporava le guance di Leni. Io mi sentivo esposta. Ziegler passeggiava e masticava, con tale flemma che pensai avrebbe cambiato tono da un momento all'altro. Ci aspettavamo un colpo di scena. Pronti al peggio, impazienti che arrivasse. Ma Ziegler completò il giro, si fermò dietro di me. Non potevamo fare diversamente, però alla fine avete visto, l'emergenza è rientrata, è tutto sotto controllo, disse. Dunque godetevi il pranzo. Lasciò il torsolo nel mio piatto e se ne andò. Beate si allungò sul tavolo e pinzò con le dita il picciolo. Era così turbata che non mi chiesi perché. La polpa intorno ai semi già si inscuriva, morsa dagli incisivi di Ziegler, umida della sua saliva. Voleva ricattarmi. Chiunque saprà chi sei tu, torturarmi o solo vedermi una puntura di nostalgia. Avevamo fatto l'amore, non doveva succedere mai più. Se nessuno l'avesse saputo, quella notte non sarebbe mai esistita. Era passata, non si poteva toccare, era come non fosse accaduta. Magari nel tempo sarei arrivata a domandarmi se fosse capitato davvero, non avrei saputo dirlo e sarei stata sincera. Ripresi a mangiare, bevi il latte, posai la tazza sul tavolo con involontaria irruenza. Oscillando, si rovesciò.
Perdonatemi, dissi. La tazza rosolò sino al fride che la rimise in piedi. Perdonami, ripetei. Non è successo niente, berlinese, e me la porse. Poi stesi un tovagliolo sulla pozzanghera di latte versato. Andai a dormire presto, cercai invano un sonno salvifico. Con gli occhi sbarrati immaginai che fosse venuto Ziegler. Temevo che si avvicinasse, che grattasse il vetro con le unghie come la notte precedente, che lo rompesse con un sasso, che mi tirasse per il collo. Erta e Joseph sarebbero accorsi, non avrebbero capito. L'avrei confessato, l'avrei smentito fino alla morte. La luce spenta, tremavo. Il giorno successivo l'Obersturmführer uscì in cortile dopo cena. Stavo parlando con Elfriede che fumava. Camminò dritto verso di me, mi zittì di colpo. Elfriede chiese: «Che c'è?» «Getta quella sigaretta!» Si girò. «Gettai subito!» «Gettala subito!» ripeté Ziegler. Lei la lasciò andare tentennando, quasi volesse dare un'ultima boccata per non sprecarla totalmente. «Non sapevo che fosse vietato fumare», si giustificò. «D'ora in poi è vietato, nella mia caserma non si fuma. Adolf Hitler odia il fumo». Ziegler ce l'aveva con me, se la prendeva con Elfriede, ma era tirato con me. «Una donna tedesca non deve fumare», inclinò il collo, mi annussò come quattro notti prima davanti alla finestra. Trasalì, o almeno non si deve sentire. «Non l'ho mai fatto», dissi. Con gli occhi Elfriede mi pregava di tacere. «Ne sei sicura?» disse Ziegler. Il torso era ormai marrone. Beato lo aveva appoggiato sul tavolo accanto a un portacandele nero e a una scatolina. Accese la candela con un fiammifero. Era pomeriggio tardi, in anticipo sul coprifuoco c'era ancora luce, ma i suoi gemelli già dormivano in camera da letto. Ulla, Leni, Elfriede e io le stavamo sedute intorno. Eike non c'era. Da quando aveva abortito, lei e l'amica d'infanzia si erano un po' allontanate senza stabilirlo. Semplicemente Eike l'aveva tenuta fuori da uno degli eventi più significativi della sua vita e questo aveva segnato un'implicita distanza. In realtà era diventata più schiva con tutte, quasi le pesasse aver condiviso con noi un simile segreto. Non riusciva a perdonarci di sapere qualcosa che lei avrebbe preferito dimenticare. Agostino invece aveva sguainato il solito scetticismo contro le sciocchezze della streghetta e usando la scusa dei figli era rimasta a casa. «Poniamo Ziegler», aveva detto Beate. «Se funziona, bene, se no ci saremo comunque divertite». Aprì la scatolina, conteneva spilli da sarta. «Che vuoi fare?» chiese Leni un po' preoccupata. Non la disturbava infliggere un dolore a Ziegler, è che il male che auguri potrebbe tornarti indietro. Era in pena per sé. «Uso una cosa che è stata vicina al tenente», spiegò Beate. «La infilzò con gli spilli. Se ci concentriamo tutte a immaginare che il torso lo sia lui, tra poco il tenente si sentirà poco bene». «Che stupidaggine», disse Elfriede. «Sono venuta fin qua per questa stupidaggine». «Oh, non far la guastafeste al posto di Agustina», disse Beate. «Che ti costa? Prendilo come un passatempo. Avevi di meglio da fare stasera? E poi alla fine bruci il torso con la candela?» Leni era la più interessata. «No, quella è per creare atmosfera». La streghetta si stava divertendo davvero. «Introdurre spilli in una mela mangiucchiata non l'ho mai sentito prima», disse Elfriede. «Non abbiamo nient'altro che sia stato a contatto con Ziegler», osservò Beate. «Dobbiamo accontentarci». «Sbrigati», disse Elfriede, «che facciamo notte. Non so neanche perché ti do retta». Beate estrasse uno spillo dalla scatolina, lo orientò verso la parte alta del torsolo, punse la polpa deteriorata. «Uno spillo sulla bocca», disse. L'avevo baciata quella bocca. «Così non lo sentiamo più sbraitare contro di noi». «Giusto», ridacchiò Leni. «No, ragazzi, siamo seri, altrimenti non funziona». «Beate, sbrigati», insisté Elfriede. Alla luce della candela, le dita proiettavano un'ombra lunga e tremula che quando si avvicinava al torso lo oscurava, lo rendeva un oggetto inquietante, la forma approssimativa di un essere umano, il corpo di Ziegler che io avevo conosciuto. Beate conficcava spilli pronunciando termini anatomici, le spalle che aveva afferrato, la pancia su cui mi ero strofinata, le gambe che avevo scinto con le mie. Io ero stata a contatto con Ziegler, avrebbero potuto trafiggere di spilli la mia carne, sarebbe stato più efficace.
Beate si concentrò sul residuo di buccia rossa attaccata al picciolo. «La testa», disse. Sentì pungere la nuca. «Adesso è morto?» domandò piano Leni. «No, manca il cuore». Le dita si avvicinarono con una sentata lentezza. Ebbe un principio di affanno. Lo spillo stava per penetrare il seme quando frapponsi la mano. «Che fai?» «Aia!» mi ero punta. Una goccia di sangue afferrò sull'indice, la candela la faceva brillare. «Ti sei ferita?» chiese Beate. Elfride spense la candela alzandosi. «Perché?» si lamentò la padrona di casa. «Finiamola qui, dai!» rispose lei. Io ero ipnotizzata dal sangue sul polpastrello. «Rosa, ma che ti è preso?» Leni già in ansia. Elfride mi venne incontro, le altre ci scrutavano zitte mentre lei mi spingeva nella stanza dal letto. «Berlinese, ancora con questa paura del tuo sangue, non vedi che ho un puntino piccolissimo?» I gemelli dormivano su un fianco, la guancia schiacciata contro il braccio, la bocca aperta come una O compressa, deformata. «Non è per quello», gorgogliai. «Guarda», mi afferrò il polso, si infilò il mio polpastrello fra le labbra, succhiò, poi controllò se sanguinasse ancora, lo succhiò di nuovo. «Una bocca che non morde, ho la possibilità di azzannare a tradimento». «Ecco», disse mollandomi il dito, «adesso sei sicura che non morirà dissanguata?» «Non temevo di morire, non prendermi in giro». «E allora? Ti sei suggestionata? Sei una ragazza di città, mi deludi». «Scusa, ti stai scusando per avermi delusa?» «Sono peggio di quel che credi». «E che ne sai di cosa credo io?» Sollevò il mento in un buffo cenno di sfida. «Presuntuosa». Mi venne da ridere, poi per giustificarmi dissi: «L'altra notte in caserma è stato terribile». «È stato terribile, sì, e può capitare ancora, non c'è modo di evitarlo», confermò. «Possiamo nasconderci finché vogliamo, prima o poi la morte ci scoverà comunque». E il suo volto si inasprì, mi parve identico a quello che mi aveva fissato durante il prelievo, il secondo giorno. Poi però i lineamenti cedettero, rassegnati, e i suoi occhi mi consolarono. «Anch'io ho paura. Ne ho più di te». Guardai il minuscolo foro sul polpastrello, già asciutto, e mi scappò. «Ti voglio bene». La sorpresa la mutolì. Uno dei gemelli fece un verso da roditore, arricciò il naso come per un improvviso prurito, si strusciò sulle lenzuola e si mise supino, le braccia in alto, larghe. Mi parve un Gesù bambino già arreso alla crocifissione. «È una stupidaggine», dissi. «Hai ragione tu». «Che cosa? Che mi vuoi bene?» «No. Questa pantomima degli spilli». «Ah, meno male». Mi prese la mano, la serrò. «Torniamo dalle altre». Solo prima di entrare in cucina, solo allora sciolse la stretta. Nemmeno quella notte andai alla finestra, nemmeno le notti successive. Pensai di avercela fatta. Era finita. Lui non venne più. O se veniva non stregava le unghie sul vetro. Forse non era mai venuto e quello stridore arrivava dalle mie ossa. Mi mancava, non era come la mancanza di Gregore, il destino sterzato, l'annullamento di ogni promessa, non era così grave. Era una smania. Strinsi il cuscino, il cotone era ruvido, infiammabile. Non era Albert Ziegler, ero io. L'ottondimento che lui aveva scalfito. Morsi la federa, il ruvido sotto i denti mi diede un brivido. Al posto di Ziegler avrebbe potuto esserci chiunque, questo pensavo. Ho fatto l'amore con lui perché da troppo tempo non lo facevo. Strappai un lembo di stoffa, lo masticai, un filo mi rimase fra i canini, lo succhiai, lo avvolsi con la lingua, lo inghiottii come da piccola. Non mi uccise neanche stavolta. A mancarmi non è Albert Ziegler, mi dicevo, è il mio corpo. Ora di nuovo abbandonato, di nuovo autarchico. Non so quanti giorni fossero passati quando lo spilungone si affacciò in sala mensa e mi impose di alzarmi. «Hai rubato un'altra volta». Che significava? No, non ho rubato niente. Krumel si era assunto la responsabilità delle bottiglie di latte nella mia borsa. Non ero mai stata dichiarata colpevole. «Muoviti!» Cercai Teodora, Gertrude, Sabine. Erano sbigottite quanto me, non erano state invasate a denunciarmi. «Che cosa avrei rubato?» ansimavo. «Lo sai benissimo», disse lo spilungone. «Berlinese!» Elfride scrollò la testa. «Una madre che ha perso la pazienza». «Te lo giuro», gridai alzandomi. «Non mi ero cacciata di nuovo nei guai. Doveva credermi». «Vieni con me». Lo spilungone mi tirò per un braccio. Leni si tappò il naso, strizzò gli occhi.
Forza, passami avanti.